Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Qui nella quarta giornata Soccer Cup, girone B. Siamo con Garzelli, migliore della partita, e Romolo. E Ippolito, il nome? Tommaso Ippolito, migliore dei suoi, migliore dei Rangers contro il Napoli. La spunta il Napoli per 6-3 con ben 3 reti di Garzelli. Mentre Ippolito, una sola rete per te, però... diciamo potevate fare qualcosa di più in questa partita, come l'hai vista? Manca troppo lenti nei movimenti, in difesa, manca ancora tanto, manca quasi tutto. Vi dovete organizzare un po' meglio? Molto meglio. Ho capito, ricordiamo che avete una partita in sospeso, che state vincendo 5-2, dovete fare solo un quarto d'ora, quindi non vogliamo diciamo portare sfortuna, però qua, un punto e mezzo già c'è in tasca, quindi la classifica non è completamente devastante. Sicuramente. E Ippolito, secondo te qualcosa da migliorare per la prossima partita? Chiediamo scusa al pallone, la difesa, quindi il punto. Troppo lenti nelle chiusure in linee diagonali. Poi, ho capito. In attacco qualcosa c'è. Quindi praticamente il reparto difensivo che deve un po' cambiare, diciamo, metodo di approccio alla partita. Ippolito, comunque complimenti per il tuo riconoscimento, un grande bocca al lupo a Rangers per il finale di torneo. Alla prossima. Ciao. Romolo Garzelli, 3 reti per te, una grande tripletta e Napoli purtroppo episodio sfortunato. La settimana scorsa, chiamiamolo così, c'è stato un fraintendimento col vostro capitano, non ne parliamo. Oggi avete dato una grande prova, una grande rivincita che nel campo vi fate valere. Ciao Stefano, nel campo vi fate valere. Racconta un po' la tua partita, la tua e dei tuoi compagni, cosa c'è stato oggi in più che vi ha valso la vittoria? Ho qualche partita in più nelle gambe perché abbiamo una squadretta niente male, mix di giovani e noi vecchietti. Esperti, chiamiamoli così, esperti. Esperti, vecchietti del calcio, dicevo. Sì. Niente, secondo me dobbiamo migliorare, sono un po' più cinici sotto porta perché nonostante le 3 reti, io ne potevo fare almeno altre 3. Quindi compagni di reparto devono fare altra cosa. Ci vuole un po' più di freddezza sotto porta, sì. Ma sicuramente una prestazione convincente oggi. Certamente convincente. Penso che col passare delle partite miglioreranno sempre di più. Perfetto, un ringraziamento e una dedica per questo riconoscimento, Romolo. Sì, sembra banale ma la vorrei fare a Simoncelli. Lo facciamo a tutti quanti, ci accodiamo, il nostro pensiero in questa settimana e oltre andrà sempre a lui. Complimenti Romolo Garzelli, alla prossima, ciao.